Salve, sono Jimmy Stefanini, Galleria Pace, Milano Brera. Mi presento per quelli che non mi conoscono. Sono un mercante d'arte, gallerista di seconda generazione. La galleria che oggi conduco io è stata aperta da mio padre nel 1955, quasi 60 anni fa. Io ho iniziato circa nel 73, perciò sono 40 anni giusti quest'anno. Oltre ad occuparmi del commercio di opere d'arte, ho anche una casa d'aste negli stessi locali, facciamo aste di arte moderna e contemporanea, autori internazionali e nazionali. Altra attività della galleria è l'edizione dei cataloghi generali di Roberto Crippa e di Remo Brindisi, dei quali sono il curatore anche dell'immagine, del nome e del mercato. Sono inoltre un perito d'arte iscritto all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano e della Procura della Repubblica Svizzera Lugano. Questa è la mia attività che svolgo costantemente da 40 anni, almeno 10 ore al giorno. Dagli ultimi accadimenti in galleria, parliamo degli ultimi 6 mesi, mi è venuta un'idea. Ve la spiego davanti all'Accademia di Belle Arti di Brera. C'è un perché, seguitemi un attimo. Dunque, l'idea mi è venuta dai miei clienti. Sono circa 6 mesi che invece di comprare vengono in galleria per vendere le opere che hanno acquistato da noi 20, 30, 40 anni fa. Significa che hanno necessità di monetizzare, stanno veramente raschiando il fondo del barile e l'Italia è messa così. Perciò una soluzione che io propongo è la seguente. Qui vedete, siamo nel cortile dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Io qui ho visto decine di Morandi, Campigli, Carrà, Casoratti, i Futuristi, collezioni private donate, la collezione Jucker, Iesi, Mazzotta. Va bene, nello spazio Oberdan ci sono 1800 opere della collezione Boschi. Nel Castello Sforzesco a Milano ci sono nei magazzini migliaia di opere, ci sono centinaia di tavoli del Maggiolini, il famoso ebanista, un tavolino così piccolo costa 500.000 euro. Le ricchezze italiane che si espandono in tutte le città, non parliamo di Firenze, cosa c'è a Firenze? Galleria di Firenze, Palazzo Pitti è un valore inestimabile. Roma, Venezia, ogni città ha dei patrimoni immensi. Bisogna selezionare, diciamo, un 10% di opere inalienabili, le migliori, tenere quelle, e il resto venderle. Io sono convinto, non ho dei termini tecnici da poter esaminare, non so quali sono gli inventari di queste collezioni cittadine, regionali, provinciali, cittadine, appunto, e non so qual è di preciso il valore, ma è altissimo. Vedete la differenza fra l'Italia e la Francia? La Francia ha un museo solo, il Louvre, dove sono raccolti migliaia e migliaia di opere. L'Italia ne ha di più, perché i musei italiani sono in tutte le città. Se si raccogliessero tutti in un unico museo, sarebbe il doppio del Louvre più grande, la nostra galleria d'arte nazionale. Perciò vendiamo le opere d'arte, i quadri dell'Ottocento, del Seicento, del Settecento, teniamo le opere migliori
facciamo cassa e paghiamo il debito pubblico. Io non so se si può pagare tutto, se si può pagare la metà, un quarto, questo sta a voi, politici, ai quali mi rivolgo particolarmente, all'onorevole Berlusconi, all'onorevole Bersani e il presidente del Consiglio Monti. Mi raccomando, viva l'Italia, in bocca al lupo, vi saluta Jimmy Stefanini, Galleria Pace, Milano, Brera.